Bene amici, ci troviamo a bordo dell'Esposito Positano 32 Open. Sono con Stanislao, buongiorno Stanislao. Buongiorno a tutti. Titolare del cantiere, siamo qui in anteprima esclusiva mondiale prima del lancio dell'imbarcazione per testarla in navigazione. Siamo qui al largo di Torre del Greco e l'imbarcazione è motorizzata con una coppia di Yamaha da 250 cavalli a trasmissione linea d'asse. In questo momento siamo al minimo, solo con l'invertitore ingranato avanziamo a 4,5 nodi e ovviamente le condizioni meteo sono molto tranquille, come potete vedere dalla camera di prua c'è solo un po' d'onda, una brezza che si sta sollevando questa mattina che quindi ci potrebbe generare un po' d'onda, ma noi comunque andremo a cercarci le onde delle barche di passaggio per testare la navigazione e vedremo il comportamento della carena. Affondiamo leggermente, manette molto leggere, arriviamo a 1500 giri, iniziamo ad avanzare, sentiamo ovviamente i giri che salgono dal motore ma sono ben attenuati. E una cosa che apprezzerete anche più avanti alla navigazione è proprio la silenziosità dei motori, perché si trovano ben al di sotto del piano di coperta, quindi sono ben isolati, e anche la Yamaha comunque ci dà un bel contributo sull'insonorizzazione. In questo momento siamo a 1500 giri, 7,8 nodi, e purtroppo non abbiamo i consumi attualmente installati su questa Premiere, proprio perché appunto è andata in acqua sono due giorni, quindi siamo ancora in fase di test attivo, ma mi diceva appunto Stanislao che la barca avanza con una media di 20 nodi, una velocità di crociera di 20 nodi con un consumo che si attesta sui 30 litri, 30 litri per ora, quindi davvero un consumo bassissimo per un'imbarcazione che attualmente con questo allestimento pesa sui 6.000 kg, quindi più che ottimo come rapporto velocità-consumi. Ma adesso andiamo a vedere come si comporta in acqua, affondiamo manetta, siamo a 2100 giri, la scia si sta formando in questo momento a poppa, 10,7 nodi e abbiamo alla nostra dritta una barca, quindi iniziamo a far distendere di più la prua. Vedete, io non ho ancora toccato i flap che abbiamo al 50% in questo momento per far agevolare la planata, e affondiamo ancora un po'. In questo momento siamo a 2500 giri, 13,7 nodi e saliamo ancora leggermente, mi porto a 3000 giri a fondo. Guardate, avvertite la silenziosità dei motori che restano in sordina, sentiamo che salgono di giri, sollevo di un altro 10% i flap e puntiamo le onde di questa barca. La barca è un 60 piedi che è appena passato, quindi onde più che generose, buone come banco di prova. Guardate, io non tocco nulla sul timone e andiamo a incrociare direttamente, 20,7 nodi, quindi piena velocità di crociera, pieno assetto, serie di onde di prua e senza toccare nulla. Guardate, impatto perfetto, senza nessuna vibrazione a bordo, nessun rumore particolare, e abbiamo anche il tendalino che può farci resistenza al vento, ma più che ottimo come reazioni all'onda. Adesso ce le prendiamo anche di poppa, dovremmo vedere se la barca va ad ingavonarsi, ma vedete, non solo non avvertiamo minimamente il passaggio, ma non sale neanche una goccia d'acqua a bordo. Quindi adesso ci facciamo una bella virata a sinistra, reincrociamo nuovamente e per sollecitare di più io affondo anche, salgo di giri. Vedete, la barca in virata si distende, ovviamente io sto affondando manetta con la motorizzazione linea d'asse, abbiamo bisogno di un raggio più ampio, ma è perfettamente consono alle aspettative. E vedete, ci incliniamo ma restiamo più che bilanciati, la carena si comporta ottimamente. Adesso rimettiamo in asse e affondiamo del tutto per vedere la velocità di punta. In questo momento io ero a 3500 giri, sollevo leggermente i flap, tocco un altro po' di manetta, arrivo a 3600 giri, attualmente siamo a 26,7 nodi, butto giù tutta la manetta. Arriviamo a 3900 giri, ma vi ripeto, ciò che apprezzo di più è sentire i motori che lavorano, ma non dà minimamente fastidio, anche il parabrezza arriva fin sopra la mia testa, quindi ho solo il vento laterale che in questo momento forse sentirete il microfono, ma è davvero molto piacevole navigare, non sembra di essere a 29,7 nodi velocità di punta, flap totalmente sollevati e vediamo anche la scia perfettamente piatta sull'acqua, quindi davvero ottimo come reazione dello scafo e anche l'impatto sull'onda, vi dicevo, e la barca non sembra un 32 piedi perché è davvero compatta, è come se fosse un,
passatemi il termine, un'unica struttura che si immerge nell'onda, e quindi è davvero ben bilanciata, e soprattutto anche la spinta dei motori fanno sembrare l'imbarcazione più leggera, perché guardate, io scendo ancora, in questo momento non ho le manette sincronizzate, quindi devo regolarmele singolarmente per conto mio, ma guardate, anche adesso siamo a 3200 giri, 23 nodi, se io butto giù manette in un sol colpo, sentite come spingono, sono prontamente reattivi. E mi dicevi che in questo assetto le eliche sono leggermente più scariche, quindi potremmo migliorare ancora leggermente le prestazioni. Se lo facciamo è meglio, l'anno prossimo. In questo momento, come vi dicevo, è un banco di prova, quindi voi come sempre lasciate un commento con la vostra opinione. Abbiamo visto quindi i dati di telemetria di prua, abbiamo visto la navigazione, adesso ulteriore conferma, serie di onde al traverso, deviamo leggermente. E davvero nessun problema, guardate, lo scafo resta sempre in asse. Adesso ultima conferma, ecco, altre onde. Oggi è una caccia all'onda che andiamo a fare. Andiamo a stressare lo scafo, le prendiamo, guardate, attraverso al mascone, ma noi stiamo curvando contemporaneamente. E l'unico rumore che avvertiamo è dalla porta, che in questo momento si è chiusa. Vedete, impatto pieno, onda, uno schiaffo sull'onda a 25 nodi. Nessun problema su nessuna struttura e soprattutto nessuna goccia d'acqua a bordo. Adesso quindi non ci resta che mettere a folle. Vediamo l'ultimo test, il banco di prova della spinta dei motori. Vediamo in quanto tempo ci portano in planata, in quanto tempo la barca si distende del tutto. E come potete vedere, chi conosce la zona, siamo usciti più fuori e qui c'è un mare un po' più altalenante. Adesso quindi mettiamo a folle e vediamo l'accelerazione. Eccoci quindi a folle, abbiamo un po' di onde incrociate, come vi dicevo siamo a largo, quindi c'è un po' più di onda lunga che si sta iniziando a formare. Ho abbassato leggermente i flap e 3, 2, 1, via! Sentite come iniziano anche a cantare le turbine, e nel momento in cui affondo del tutto cambia letteralmente il passo. Io mi alzo ancora a 18 nodi, 21 nodi, 22, alzo il flap, 25, 26.8, 27.4, 28 nodi, 28.5, 28.8, 29, 29.5 nodi. Davvero un ottimo risultato, in questo momento 28.8. E questa era l'ultima conferma appunto della capacità di spinta dei motori e del comportamento della barca in acqua. E che dire, questo Positano 32 è una barca davvero bilanciata, perché il rapporto lunghezza e larghezza la rendono davvero adatta in navigazione, perché vi ripeto, è compatta, il rapporto ci consente di gestire bene la navigazione, l'impatto sulle onde è davvero morbido, abbiamo visto, vedete anche dalle riprese esterne come resta perfettamente in asse, la scia è pulita, non sale un baffo dalla carena letteralmente, quindi è davvero ottimamente bilanciata. Un leggero tocco dei flap durante la navigazione ci consente di correggere l'assetto, perché comunque qualora volessimo navigare con più persone a bordo, pensiamo ad esempio tutti spostati sul lato, ovviamente i flap ci aiutano a correggere l'assetto. Quindi cari amici, questo è l'Esposito Positano 32 Open. Come già vi ho detto, lasciate un commento e un bel like con la vostra opinione. È un'imbarcazione adatta praticamente a tutti, perché consente di avere un layout con 4 posti letto in cabina vivibili, cuccetta di poppa modulare, quindi possiamo scegliere se averla con cabina matrimoniale oppure con doppio letto singolo. Abbiamo un'ottima disposizione degli spazi a bordo che ci consentono quindi di poterci muovere senza difficoltà, dinette di poppa, un bel prendisole sia a poppa che a prua, e quindi la rendono adatta anche all'ottica noleggio. La poppa aperta inoltre è iconica ormai del cantiere, una firma. Nasce con il 38, la sorella maggiore che trovate sul canale, e prosegue con la 32 e con la 28 che troveremo prossimamente come test di navigazione. E ovviamente quella plancetta che vediamo qui a poppa, che a me piace scherzare, paga l'IMU perché è una terrazza. È davvero incredibile, grazie anche alla linea d'asse che ci consente di ottimizzare non solo i consumi, perché abbiamo visto 30 litri ora a 20 nodi è davvero un'ottima media per la tipologia di barca,
peso di 6 tonnellate, ma il tipo di trasmissione ci agevola anche nel rimessaggio ordinario, perché la manutenzione, i costi vivi di manutenzione dell'imbarcazione sono nettamente ridotti. Quindi cari amici, noi per ora abbiamo concluso. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre sul mio canale. Grazie mille, salve. Ciao a tutti.